Ci ha messo una decina di minuti l'area canatese per indirizzare la pratica Olimpia Agnonese in proprio favore. 5-2 il finale di una partita che in realtà non è stata mai praticamente in dubbio. Ispirati i giallorossi, trascinati dalla verve di Liguori e dal dinamismo di Pezzotti. A tratti imbarazzanti in difesa i molisani che ci hanno messo volontà, ma pagano duramente una retroguardia assolutamente non all'altezza, come certificato dai 66 gol subiti in stagione. Pagliari quindi ha festeggiato al meglio la sua partita numero 1000 tra campo e panchina. Le sue esortazioni a non prendere sotto gamba l'avversario sono state recepite in pieno dai suoi ragazzi, con l'obiettivo playoff sempre più raggiungibile. Ci mettono 4 minuti per noi di casa a sbloccare il risultato. Splendida apertura di sbaffo dalla sinistra. Liguori controlla, si accentra e batte da pochi passi l'incolpevole Carriero. L'Agnonese però regala un brivido poco dopo l'angolo di Grazioso a rientrare tagliatissimo e colpisce il palo interno della porta di Amadio. Al decimo invece arriva il raddoppio, ottimo lavoro di Pezzotti che lo sbarbatello Vespa non riesce a tenere. Sfera che arriva in area con Gomez che anticipa tutti ed inzacca. Non c'è assolutamente storia e dalla mezz'ora arriva il tris. Sbaffo appoggia per Pezzotti, solita volatona del capitano e consueto traversone al bacio che Liguori controlla per poi sparare a rete da pochi passi. Tutto davvero troppo facile. Al 33esimo punizione battuta da Pezzotti, assist per Liguori che stavolta ha un controllo non del tutto felicissimo in area. Al 39esimo ancora il traversone di Pezzotti, testa di Pennacchioni che colpisce in pieno il palo, riprende Sbaffo che sparacchia altissimo da ottima posizione. Nel frattempo il tecnico ospite aveva sostituito Vespa e Da Costa, i due esterni di difesa, con Troiano e Carnevale. Davvero poca storia nella ripresa, se non per l'ingresso di D'Ercole che almeno dà vivacità alla prima linea granata ed infatti il Baby accorcia le distanze di testa al 21esimo. 7 minuti dopo spunto di Senigalliesi concluso con un gran destro che sfiora il montante. Al 32esimo sventola del rientrante Titone, respinge Carriero e Mancini da pochi passi non riesce nel tap-in vincente. 2 minuti dopo azione insistita di Togolà, lo svagato Nicolopoulos infila alla propria porta con la più classica delle autoreti. Non è finita, al 38esimo è ancora D'Ercole, brava a sfruttare un errore di Capitani e trovare l'incrocio dei pali. Al 90esimo infine manita della Recanatese con Senigalliesi che sfrutta al meglio un assist in piena area di rigore, il superclassico della Serie D, eravamo infatti al 28esimo confronto negli ultimi 14 anni, termina 5-2 ed è un verdetto che francamente non fa una piega. Eccoci con mister Giovanni Pagliari. Allora mister, oggi per te era una partita particolare, possiamo dire, perché arrivi a 1000 presenze ed è un risultato di cui possiamo solo che farti i complimenti tra allenatore e giocatore, ed è arrivata una vittoria assolutamente meritata. Sì, sì, sono ringraziato anche i ragazzi, ci tenevo moltissimo a festeggiare questo numero che non è piccolissimo, insomma, mi fa piacere e mi auguro che sia l'inizio di altre 1000 impossibili, perché però, a parte gli scherzi, l'entusiasmo è quello che ci avevo anche quando ho cominciato, perciò non mi pongo limiti, però al di là di quello la partita dei ragazzi c'è stato un primo tempo favoloso, perché giocare a calcio così non è facile, nonostante poi una squadra che è retrocessa ma che gioca sempre con grande dignità, prova sempre a giocare a calcio. Avevo visto già Pineto, la prima mezz'ora meritava di essere in vantaggio, perciò logicamente i ragazzi sono stati molto bravi. Il secondo tempo poi è normale, c'è sempre un calo, no? Anche mentale, di attenzione, però non bisogna essere un po' troppo esigenti. Una grande soddisfazione anche per te, questa squadra che l'hai un po' rivoltata in positivo, possiamo dire, no? Perché la Recanatese adesso gioca bene, dimostra di valere una classifica che piano piano dà un'occhiata anche alla zona playoff. No, quello è l'obiettivo, il nostro obiettivo è arrivare tra le prime tre, siamo lì, adesso naturalmente con questa classifica qui dobbiamo fare di tutto e porci proprio l'obiettivo di arrivare il più alto possibile, che sia i playoff sarebbe una grande conquista. Dopo le vicissitudini, i problemi di quest'anno, la squadra potenzialmente lo può fare benissimo, dobbiamo stare sempre sul pezzo, perché già domenica partita molto difficile a Castelfidardo. Eccoci con mister Di Rosa dell'Olimpia Agnonese. Allora mister, un match che è iniziato male, no? Dopo 10 minuti subito sotto 2-0, la sua squadra ha messo tanto impegno comunque in campo, però lacune anche evidenti, errori singoli. Diciamo che il copione è un po' sempre lo stesso, noi affrontiamo ogni domenica squadre nettamente più forti sotto tutti i punti di vista. Sì, l'impegno è stato
notevole, come sempre i ragazzi ce la mettono tutta, siamo partiti male come hai detto tu, abbiamo ancora due ragazzi, purtroppo anche adesso Vespa però sembra che stia bene, che rientrano dal Covid, vanno ancora in affanno su sforzi intensi, quindi teniamo come ogni domenica per buona la prestazione dal punto di vista della grinta, determinazione, ma anche delle giocate, insomma, però la differenza tra noi e loro è troppa. Una nota assolutamente di merito per D'Ercole, no? Entrato a partita in corso, doppietta, un terzo gol annullato e comunque a mio avviso il migliore dei suoi. Ma sì, D'Ercole, insomma, lo sappiamo, anche lui veniva dal Covid, infortunio, ha delle qualità, ha fatto il suo dovere, è entrato, ha fatto bene, ma anche come i suoi compagni, insomma.